Ciao, posso farti un'intervista? Certo. Senti, sapevi, eri a conoscenza del fatto che oggi a Piazza Farnese c'era una manifestazione pro Roberto Saviano? A conoscenza solo perché sono venuto a fare la spesa al mercato questa mattina e ho visto il mio amico Osvaldo che mi ha detto: oh, lo sai che c'è Saviano? Più che altro voleva chiedermi se c'era o no Saviano davvero. Ho capito, quindi non l'hai letto da nessuna parte? Da nessuna parte, no. Bene, e conosci Roberto Saviano, immagino? Certo. E cosa pensi dell'operato di Roberto Saviano? Beh, sicuramente in questi momenti chi si assume delle responsabilità e fa comunque delle inchieste, ci mette la faccia su delle iniziative, in particolare quando sono così pericolose, parlando di Camorra, è un valore aggiunto alla società, insomma, che non è facile trovarlo tutti i giorni. Forte del fatto che comunque Saviano ha avuto delle ripercussioni personali enormi dovuti al fatto di aver denunciato fenomeni connessi con la società malavitosa della Campania. Tornando forte appunto di questi fatti, tu riusciresti, cioè pensi che avresti avuto il coraggio di denunciare quanto Saviano ha denunciato? Ma guarda, io posso parlarti per quanto riguarda il livello personale di quello che faccio io nella vita. Certo, stare a Napoli, io sono di Roma, stare a Napoli, ho lavorato, ovviamente è una realtà diversa, fare denunce là vuol dire pagare un costo maggiore. Io per quello che posso nella mia vita quotidiana a Roma, per come sono stato educato, anche per un'impostazione mia culturale, io sono radicale, per cui vivo facendo le denunce di quello che non va bene. Poi dopo cerco anche di ottenere una riforma, perché il problema secondo me quando uno denuncia è che poi, anziché essere utilizzato solo come un'icona, sia il primo passo di una riforma per risolvere i problemi che ha denunciato. Pensi che la diffusione comunque dell'informazione del fenomeno Saviano, diciamo così, abbia sensibilizzato l'opinione pubblica? Ma senza dubbio, io credo che ha sensibilizzato più che altro su alcuni settori, argomenti di cui magari non si sapeva che anche quelli erano coinvolti con giochi, diciamo, di malavita grossa. Però che comunque il territorio del Sud Italia sia un territorio in mano alla malavita, penso che sia un fatto comune. È anche vero che finché i telegiornali continueranno a parlare sempre degli incidenti in macchina o di altri appunto rapimenti o stupri, mentre invece non si parla mai di reati di criminalità organizzata, sicuramente quello è il problema grosso. Quale canale di informazione utilizzi maggiormente? TV, giornali, internet? Ma guarda, attualmente io non credo nei media, quindi nessuno in particolare, comunque seguo tutto, leggo più di un giornale, vedo la televisione, però partendo da questo presupposto che l'informazione, soprattutto quella, diciamo così, data con concessioni, autorizzazioni, come la televisione, è autoritaria, tendenzialmente fascista. Ciao. L'ultima domanda, hai mai sentito parlare di Pino Masciari? No, Pino Masciari no. Ti ringrazio. Grazie.